Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur Ave Maria. Carissimi amici, carissimi fratelli tutti nella Fede Cattolica, ben ritrovati ai nostri colloqui. Oggi è domenica 2 aprile, Domenica delle Palme, cominciata la Settimana Santa e con voi vorremmo riflettere su un argomento molto importante che già avete potuto vedere dal video e dalla descrizione di questo video che come sempre trovate nella infobox box del, del video di YouTube. Il Magistero. Che cos'è il magistero? Il magistero è quello strumento che la Chiesa ha avuto da nostro Signore per insegnare la verità, la rivelazione che Egli, cioè la sua dottrina che Egli ha rivelato ai suoi apostoli. Quindi la fonte della rivelazione è la tradizione apostolica, sono gli apostoli. Ma abbiamo bisogno comunque di uno strumento che definisca quelle verità che non sono... Chiare o meglio che non sono chiare che non sono esplicite ma che sono implicite e questo lo fa il Magistero, e poi naturalmente c'è la catechesi, c'è il catechismo che è tutto il vario insegnamento di questa dottrina. Il Magistero eh, deve essere infallibile perché deve proprio insegnare, definire, però purtroppo. Dal Concilio Vaticano II in poi, questo l'aveva spiegato anche padre Serafino Maria Lanzetta in una, in una delle sue catechesi del lunedì, c'è stato un problema di metodo. Si è voluto fare un nuovo tipo di magistero. Cioè, un magistero meramente pastorale che non definisce più ciò che è vero e ciò che è falso, cioè arriva anche a condannare l'errore brutalmente. Brutalmente, nel senso inequivocabilmente, meglio dire inequivocabilmente, cioè senza possibilità di, eh, di dire questo, non è chiaro. Ma un magistero pastorale che eh, indichi dei, delle buone condotte, dei buoni comportamenti, delle indicazioni su cosa fare a seconda delle circostanze. Questo sì che invece è magistero fallibile, perché in sintesi alla fine non è nemmeno un vero magistero, perché proprio compito del magistero è quello di definire e lo può fare in tre modi, il, più, il primo è quello più solenne definendo un dogma, il secondo o sec, secondo grado diciamo, definendo una dottrina e poi in terzo grado non definendo una dottrina ma ricordando una dottrina già definita. E purtroppo abbiamo visto che dagli ultimi 60 anni solo poche volte i, i papi hanno usato questo tipo di, di magistero. Questo non vuol dire però che non l'abbiano mai usato. Certamente col pontificato di Papa Francesco si è fatto del magistero personale, quindi ordinario, eh, ordinario non definitorio e quindi non infallibile, eh, lo strumento ordinario per fare, per fare pastorale, per fare se così si può dire magistero. Però eh, quando. Il Magistero definito, quindi infallibile, come si fa a riconoscerlo? Ci facciamo aiutare a capirlo da padre Bellondo che in una risposta a una domanda: sapete che lui nel sito amicidominicani.it tiene una rubrica chiamata Un Sacerdote Risponde, e quindi risponde anche a questo tipo di domande. In una risposta a una domanda riguardo l'umane vite, spiegando perché la dottrina dell'umane vite. E definita e infallibile e irreformabile, ci fa capire anche come riconoscere il Magistero, benché ordinario, perché quello straordinario è solo quello che definisce un dogma, sia comunque definitorio, definito e quindi anche se ordinario, infallibile. Leggiamola insieme. Ecco questa bellissima risposta che il padre eh, Angelo Bellon ha dato a, una, eh, a un lettore, chiedo scusa, eccoci qua. Allora, ecco sì. Ecco, Questo lettore cristiano dice di aver letto dal quotidiano Il Mattino che si sta chiedendo a Papa Francesco la revisione dell'umane vite. Eh, però la domanda, dice Cristiano, non è soltanto la questione della pillola, la contraccezione. Cristiano domanda al padre Angelo Bellon: Noi semplici fedeli ci possiamo fidare del Sommo Pontefice, della Chiesa Docente, quando ci dicono una cosa, se poi, ad esempio, dopo 50 anni ci dicono una cosa diversa? Allora leggiamo cosa risponde a Cristiano e anche a tutti noi il caro padre Angelo Bellon, che con questa rubrica fa davvero tanta, tanta carità, e di questo lo ringraziamo. Allora, Padre Angelo spiega, primo punto, che il Papa non ha detto che possono essere visti i contenuti dell'encicla di Paolo VI, questo è vero. Ci sono dei teologi e anche qualche vescovo e purtroppo anche qualche conferenza episcopale che sta chiedendo a Papa Francesco, eh, in virtù del suo documento a Morius Letizia, di rivedere l'umane vite. Però il Papa su questo non si è pronunciato e, e questo è vero. Inoltre non ogni parola del Papa è magistero della Chiesa, soprattutto quando parla nelle interviste nelle quali non gli viene chiesto di esprimere la dottrina della Chiesa, ma una sua opinione. Quindi le interviste che lui rilascia a giornali quotidiani, italiani e non in giro per il mondo, anche gli ultimi recenti che ha rilasciato durante il decimo anniversario del suo pontificato, così come le conferenze stampa che lui eh, rilascia nei voli di ritorno dalle sue visite pastorali in Italia e all'estero, così come i libri che pubblica, non sono magistero, sono sue opinioni personali. Comunque, riguardo, riguardo, eh, per quanto riguarda eh, l'insegnamento dell'umane vite, eh, padre Bellon ricorda che il Vandemecum per i confessori del Pontificio Consiglio per la Famiglia, che è stato promulgato il 12 febbraio del 1997, scrive che la Chiesa ha sempre insegnato l'intrinseca malizia della contraccezione, cioè di ogni atto coniugale intenzionalmente infecondo. Questo insegnamento è da ritenere come dottrina definita ed irreformabile. Ritenere non nel senso che è un'opinione, ritenere perché tiene così definitivamente per tutti, non, sol non soltanto per i confessori ma anche per i fedeli, come definito, cioè definitorio e reformabile. E poi spiega perché: perché la, la contraccezione si oppone gravemente alla castità coniugale, è contraria al bene della trasmissione della vita, che è il primo aspetto del matrimonio, il primo figlio del matrimonio, cioè quello procreativo anche al secondo fine del matrimonio, che è quello unitivo degli sposi, dei coniugi. E quindi ferisce soprattutto il vero amore, il vero amore che viene da Dio e nega il ruolo sovrano di Dio nella trasmissione della vita umana, perché i coniugi non sono padroni l'uno dell'altro dei propri corpi, o meglio se lo donano, ma perché c'è un fine, quello di generare una nuova vita, di cooperare con Dio eh, nella, eh, nel nella creazione delle, de, degli uomini e quindi della salvezza delle anime punto 3 che cosa si intende per dottrina definitiva? ecco qua, qui padre Bellon l'ha spiegato in una maniera straordinaria meravigliosa nella nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della professione di fede che la congregazione per la dottrina della fede ha fatto e che accompagna in moto proprio ad duentendam fidem chiedo scusa per il mio latino, veramente eh, vergognoso, ma non ho mai studiato latino, che è un documento del 18 maggio del 1998, voluto da Papa Giovanni Paolo II, che è stato canonizzato da Papa Francesco, si legge che «il Magistero della Chiesa comunque insegna da tenere da credere come divinamente, o rive, o ri, divinamente rivelata o da ritenere in maniera definitiva con un atto definitorio oppure non definitorio». Quindi questo vuol, cosa vuol dire? che anche nel magistero ordinario, purché sia dottrinale, c'è infallibilità, in che, eh, eh, non soltanto in quello straordinario, quando si proclama un dogma. Anche perché qui con la contraccezione riguarda la legge naturale, la legge naturale è uguale per tutti, cristiani e non cristiani, quindi figuriamoci se, se, se si può trattare di legge naturale come se fosse solo una questione così eh, passeggera. La legge, la legge naturale di per sé è, è, vale per tutti gli uomini, quindi non può che essere definitiva, definitiva, definita la legge morale naturale. Dunque, nel caso di un atto definitorio viene definita solennemente una verità con un pronunciamento ex catra da parte del Romano Pontefice o con l'intervento di un concilio ecumenico, che poi è quello, de, quello del più alto grado, ripetiamo e ricordiamo, è il dogma. Nel caso di un atto non definitorio viene insegnata infallibilmente una dottrina dal magistero ordinario universale dei vescovi sparsi per il mondo in comunione con il successore di Pietro. Di conseguenza, quando, una non quando su una dottrina non esiste un giudizio nella forma solenne di una definizione, ma quella dottrina appartiene al patrimonio del deposito della fede insegnata dal magistero ordinario universale, che include necessariamente quello del Papa, essa allora ritenesse come, pro come proposta infallibile perché questo alla fine serve il nome, quando qualcuno eh, nega quella verità definita dalla Chiesa, eh, allora la Chiesa pone la parola a fine e dice basta, la Chiesa si è pronunciata o lo accetti, o, o, o automaticamente se lo rifiuti, per tua scelta ti poni fuori dalla Chiesa. Questo è nel magistero ordinario eh, definitorio, ma anche non definitorio. Perché non definitorio? Perché anche se non si tratta di una dottrina diciamo dogmatizzata, comunque sia insegnata universalmente fin dal tempo degli apostoli nel tempo e nello spazio. Perché alla fine il dogma è passare dall'implicito all'esplicito, quando questo implicito viene negato. Per questo il magistero, non si, non si è mai inteso il magistero, almeno fino agli anni 60 come qualcosa che potesse sbagliare di per sé. Se non, nel, se non qualche cosa di disciplinare, ma non era proprio um, magistero, perché ci sono anche lettere apostoliche dei sommi pontefici, prima e dopo il concilio, che riguardano la disciplina della Chiesa, non il suo magistero o la sua dottrina, ma questo è un altro discorso. Bene, andiamo avanti, punto quanto. Sempre citando quel documento, eh, Padre Bellon ricorda che per quanto riguarda la natura dell'assenso dovuto alle verità proposte della Chiesa come divinamente rivelate o da ritenersi in modo definitivo è importante sottolineare che non vi è differenza circa il carattere pieno e irrevocabile dell'assenso dovuto ai rispettivi insegnamenti. La differenza si riferisce alla virtù soprannaturale della fede. Nel primo caso l'assenso è fondato direttamente sulla fede e della parola di Dio, dottrine de fida credendi. Nel secondo caso esso è fondato sulla fede nell'assistenza dello Spirito Santo al Magistero e sulla dottrina cattolica dell'infallibilità del Magistero, dottrine de fida temedanda, cioè quello che la Chiesa insegna costantemente, anche se non dogmatizzato o, 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 o comunque non ci sia un, un documento diciamo che blocchi la discussione, comunque sia, è ispirato dallo Spirito Santo e va creduto. Punto e basta, perché la Chiesa nel suo magistero è sempre infallibile, nel suo magistero dottrinale. Prendiamo il caso del documento con cui, se non ricordo male, eh, negli anni 90 o fine anni 80, Giovanni Paolo II chiuse la discussione riguardo il cosiddetto sacerdozio femminile disse dicendo usando la mia piena autorità di sommo pontefici di confermare i fratelli nella fede, dichiaro che la Chiesa non ha l'autorità di ordinare al sacerdozio ministeriale le donne, ma solo uomini. Ecco, qui c'è una formula, c'è un documento definitorio. Anche se non è stato ovviamente dogmatizzato, ma perché non c'è bisogno, per, anche se non c'è l'anatema, perché poi nel, nel dogma c'è anche l'anatema, ma comunque è definitivo. Punto. Nessuno ci può mettere mano. E guardate che anche la Moris Letizia, benché vi siano gravi errori di teologia morale, non nega l'insegnamento dei papi precedenti, cioè che chi è in peccato grave, cioè in peccato mortale e l'adulterio e il concuminato lo sono perché chi vive in situazioni di seconde nozze civili dopo, essersi, dopo cioè convivendo e avendo rapporti coniugali con, un, con una persona, uomo o donna che sia, ovviamente uomo con donna e donna con uomo, che non sia legittimo coniuge davanti a Dio si è oggettivamente in peccato mortale e questo Papa Francesco non nega la dottrina precedente, pone dei dubbi, pone dei dubbi delle nuove prospettive ed è questo proprio insolito, perché in realtà il Papa non deve porre dei dubbi o delle prospettive, nuove prospettive, deve chiuderle invece. E questo è il problema dell'Amoris Letizia. Che è una nuova forma proprio, eh, cioè Papa Francesco ha, fatto, ha racchiuso in sé, nel suo pontificato, tutto questo nuovo tipo di insegnare, se così si può dire, di magistero pastorale. Che del negare e non negare, eh, questo è il problema. Però il magistero ordin ordinario e dottrinale è infallibile. Quindi, conclude padre Bellon. Il Magistero della Chiesa su questa materia si è espresso anche in maniera collegiare nel sinodo celebrato riguardo l'umane vita e la famiglia, ecco. nel 1980, il cui insegnamento è stato proposto da Giovanni Paolo II nella Familiaris Consorzio. E qui eh, si può leggere il punto 59 della Familiaris Consorzio, dove si dice che quel sinodo, nell'unità della eh, fede con il successore di Pietro, Fermamente ritiene ciò che anche nel Concilio Vaticano II e in seguito nelle umane vite viene proposto, cioè viene insegnato, perché la Chiesa non propone qualcosa di opinabile, propone ciò che viene da Dio, ecco, non lo impone perché c'è il libero arbitrio, ma una cosa proposta non vuol dire che non vada fatta nella Chiesa, va fatta. E in particolare che l'amone coniugale deve essere pienamente umano, esclusivo e aperto alla nuova vita. Poi Giovanni Paolo II ha approfondito. Eh, a più riprese la dottrina dell'umane vite, perché è sempre stata sotto attacco purtroppo, ma non solo in umane vite, tutta la teologia morale che riguarda soprattutto la, dal, dal 68 in poi eh, il matrimonio e la famiglia, perché oggi si vuole distruggere la famiglia. Lui ha ribadito ancora una volta il 5 maggio del 1987 che eh, emerge a tale proposito una grave responsabilità di quei pastori sacerdoti, confessori, vescovi, che si pongono in aperto contrasto con la legge di Dio, autoticamente insegnata dal Magistero della Chiesa, e guidano gli sposi su una strada sbagliata, ciechi che guidano altri ciechi, dice il Vangelo. Quanto insegnato dalla Chiesa sulla contraccezione non appartiene a materia liberamente disputabile tra i teologi. Insegnare il, il contrario equivale a indurre nell'errore la coscienza morale degli sposi. Per cui, dice Padre Angelo Bellon, di fronte a tali espressioni che si leggono sui giornali e che vengono dette anche da certi sacerdoti, da, soprattutto da certi teologi che non si sa bene quale morale seguono, non si può neanche immaginare una riformabilità del magistero su questo argomento, ma su tutti i magisteri definiti, definitori e riformabili. Anche a questo proposito ho applicato il detto teologico «Roma locuta, causa finita, Roma parlato, non si discute più, la discussione è finita». Il magistero della Chiesa ha parlato, la discussione è finita. Ecco, quindi ecco, non solo l'umanevite è irreformabile, ma tutto il magistero ordinario dottrinale. Tant'è vero questi teologi che vorrebbero cambiare di fatto l'insegnamento dell'umanivite lo fanno dicendo con la, con la stessa etica della situazione a sua volta a sua volta condannata dai papi già al tempo, per esempio, di Pascal, quando nelle sue lettere provinciali invece accusava i gesuiti dell'epoca, ma mi sa che la mela non è caduta lontana dall'albero, eh, di essere lassisti, proprio applicando l'etica della situazione. Cioè la dottrina è questa, però in certe situazioni... Eh, la coscienza può decidere di non seguire la dottrina. No, questo non è assolutamente possibile perché Dio dà sempre la grazia, il sostegno per vivere il Vangelo perché questa è la dottrina, è Cristo stesso, è il suo messaggio evangelico sempre e comunque. Tant'è vero che anche se trovi il sacerdote, diciamo così, accomodante, che sostiene una teologia morale e quindi anche dottrinale, errata, la coscienza rimorde sempre, vengono sempre dei dubbi, perché una volta che il Signore infonde in noi il battesimo, eh, ci infonde anche la fede, la speranza e la carità, e le virtù, eh, anche le virtù, cioè le virtù teologali e le virtù cardinali, e tutte le grazie, e anche lo Spirito Santo col battesimo ce lo conferma con la cresima per ricordarci quello che gli ha detto, che ci insegna tramite la Chiesa, che la dottrina è quella. Se poi sono i ciechi, guide dei ciechi che confondono le coscienze, tanto peggio per loro, ma peggio per noi se li ascoltiamo. Per esempio, per esempio padre Bellon rispondendo ad una, um, ad una donna che è a causa di problemi, eh, problemi eh, eh, fisici, cioè medici, gli è stato suggerito di evitare una gravidanza. Ecco, eh, gli chiede questa donna se a lei e a suo marito nel loro caso possono usare il preservativo. Padre Bellon gli rispiega, non sto a rileggerlo perché è quello che poi eh, eh, abbiamo appena letto riguardo l'umale vite, che non si può fare. In questo caso ci deve, per esempio, per esempio, ci deve essere la continenza, perché in questo momento il Signore sta chiedendo loro un nuovo tipo di intimità, che è quello fatto di pregare insieme nella preghiera. Questo sta chiedendo il Signore. Quando non è possibile eh, unirsi sessualmente, eh, perché, eh, perché in quel momento si deve, per motivi di salute, evitare una gravidanza, allora bisogna esercitarsi con la carità nel digiuno, che può essere al cibo, ma anche ai rapporti sessuali, cioè dalla, anche dalla concupiscenza, perché eh, la sessualità umana non è uno sfogo umano a qualche cosa, è qualcosa di molto elevato e importante agli occhi di Dio perché si genera una vita umana. Lui dice chiaramente, padre Bellon, che in questo momento avranno, se pregheranno, Tutte e due la forza e la grazia di potersi astenere e poi, una volta terminato questo periodo, potersi riunire e essere aperti alla vita. Vedete, ecco, quindi, eh, che non c'è situazione in cui il Vangelo non si possa vivere, perché non c'è situazione in cui Dio non dia ai suoi figli, perché col battesimo diventiamo suoi figli adottivi, la forza e la grazia necessarie per vivere i suoi insegnamenti e per vivere pienamente, considerando poi che questi sposi hanno anche un altro sacramento che li aiuta, il sacramento del matrimonio. L'Eucarestia in questo caso? Invece in questo caso l'Eucarestia è sì il nutrimento per i deboli, perché l'Eucaristia darà loro, loro la forza di potersi astenere a questa coppia per questi tre mesi in cui dovranno, eh, per motivi di salute suo, eh, della, della donna, eh, evitare un concepimento. Vedete, l'Eucaristia è il cibo per i santi, ma siccome noi siamo santi ma deboli, peccatori perché c'è la concupiscenza, abbiamo bisogno di questo dell'Eucaristia per darci questa forza, per compiere il nostro dovere di cristiani, sempre e comunque, non prenderla dicendo ma io non ce la posso fare, quindi siccome mi spetta perché sono debole non ce la posso fare a fare il mio dovere di sposa, di sposo, di laica, di, 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 non so, eh, di consacrato, di sacerdote. No, non funziona così. Se cadiamo e possiamo cadere e cadiamo regolarmente, c'è cioè il sacramento della confessione. Siamo in settimana santa, mi raccomando la confessione, mi raccomando la confessione, ed è un precetto della Chiesa, confessarsi e comunicarsi almeno a Natale e a Pasqua. Non solo, in un altro caso, padre Angelo Bellon, ora lo vado a riprendere, e, eh, dovrei, dovrei, beh, comunque ve lo, ve lo dico così a voce, ecco, in un altro caso una donna, eh, separata che convive con un altro uomo racconta a padre bellon eh, padre guardi eh, alcuni sacerdoti mi dicono che non, posso, eh, che non posso fare la comunione altri mi dicono che la posso fare non si astiene ovviamente dagli atti propri dei coniugi con quest'uomo che con cui vive non è suo marito eh, sono confusa Alcuni mi dicono che con Papa Francesco, e con la Moris Letizia la posso fare, altri invece mi dicono che il Papa ha fatto solo un documento pastorale e, e che quindi non, non è cambiato niente, che devo essere io a cambiare la mia vita e così via. Mi dica lei cosa fare, Padre Angelo, anche se in cuor mio conosco già la risposta, Padre Angelo le risponde, infatti in cuor tuo conosci già la risposta, Dio ha stabilito così e ha detto così. La comunione è soltanto per coloro che vivono nella grazia e per non perdere lo stato di grazia. Se lo si perde, per debolezza, non per ipocrisia, dicendo ah no, eh, tanto io sono debole e non ce la faccio e quindi cado. C'è il sacramento della confessione e nella confessione c'è il proponimento di non commettere più quel peccato, che deve essere sincero, non tanto poi mi confesso, no. Dio non lo si può fregare. E per quanto riguarda quei sacerdoti che insegnano l'errore, rispondeva Padre Berlona a quest'altra donna, ciechi che guidano altri ciechi, si eh, prenderanno i, i duri rimprovi del Signore. Ma la verità è questa e non cambia, perché il magistero dottrinale, che sia straordinario, che sia ordinario, è sempre infallibile. E la Chiesa non propone, lo ripeto, qualcosa ai suoi fedeli come se fosse opinabile. No, è qualcosa da fare. Lo propone perché non impone perché siamo liberi, perché c'è il libero arbitro, ma è doveroso e dovuto farlo nei riguardi di Dio, perché col battesimo, e poi l'abbiamo confermato con la Cresima, abbiamo fatto delle promesse a nostro Signore di essere cristiani, quindi santi. Egli ci santifica e noi a nostra volta dobbiamo essere santificatori. Quindi il magistero ordinario, dottrinale anche quello infallibile, da non confondersi con questo nuovo magistero, se così si può chiamare, pastorale, che invece si sì, propone, ma per rimettere tutto in discussione, senza negare, ma negandolo di fatto. In realtà non si tratta di pastorale, perché sempre un'altra volta padre Bellon l'ha spiegato, la prassi è una cosa, eh, l'esistenza è un'altra, la pastorale è dare il pasto al gregge. Il pastore è colui che dà il pasto al gregge. Quindi il pastore che ci dà, che ci devono dare i nostri pastori e ci devono dare, qual è questo pasto? La dottrina e i sacramenti. Ma la dottrina ci dice anche come dobbiamo prenderli questi sacramenti, che non è andare al bar voglio un caffè e voglio un cornetto, oppure invece che un cornetto, un cappuccino, mi prendo, non so, eh, una tazza di tè e un biscotto. No. Non funziona così. La Chiesa non è un bar, non è un supermercato. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, le sue membra sono tenute, se vogliono farne parte, a fare ciò che la Chiesa insegna, perché è ciò che il nostro Signore ha rivelato agli apostoli. E la Chiesa è una santa cattolica apostolica. E la Chiesa sarà sempre indefettibile. Può sbagliare la gerarchia, ma non può sbagliare la Chiesa in sé. Quindi, cari fratelli, eh, eh, tutti nella fede cattolica, cari amici, prepariamoci a vivere questa settimana santa, santamente, in che modo? Con la dottrina e con i sacramenti, secondo ciò che il nostro Signore ha insegnato agli Apostoli e che gli Apostoli a loro volta hanno insegnato, divulgato in tutta la Chiesa e a tutte le creature. Approfitto dell'occasione. Certamente ci vedremo eh, nei cenacoli e in altre, eh, magari in qualche tavola rotonda, qualche altro incontro. Ma voglio approfittare dell'occasione per fare a tutti, da parte mia e da parte di tutti i Cooperatori e Severitatis, gli auguri di una buona e santa settimana santa da vivere cristianamente, cioè santamente. Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur, Ave Maria.